Un buon pomeriggio con la prima edizione del TG6. Apriamo con l'emergenza Covid. L'aumento dei positivi e dei ricoveri sta mettendo sotto pressione gli ospedali abruzzesi. Al Santissima Annunziata di Chieti non si può parlare di criticità vere e proprie, anche se il reparto di malattie infettive è saturo. Il professor Jacopo Vecchietti, il primario del reparto di infettivi Teatino, spiega che la situazione è sicuramente delicata e sul vaccino dice con distanziamento, sanificazione, mani e mascherina si può ottenere analogo grado di sicurezza. Paolo Renzetti. Il dato su cui noi dobbiamo riflettere è che anche a livello nazionale, la percentuale di positivi rispetto al numero dei tamponi effettuati è passata dal 2% al 12%. Quindi è inevitabile che aumentando il paniere di soggetti positivi al tampone aumenteranno anche quei soggetti che hanno delle fragilità e che avranno bisogno di cure, in alcuni casi anche intensive, e che avranno necessità di essere ricoverati. C'è anche un problema di posti, lei qui all'ospedale di Chieti, nella clinica di malattie infettive, siete quasi al completo a questo punto. Allora, guardi, noi siamo già al completo. Io al momento non parlerei di crisi, anche se non le nascondo che nel momento in cui, come il nostro dipartimento sta facendo, e cioè rimodella l'attività dei reparti di medicina interna per assistere i pazienti Covid, è innegabile che lì sono medici che vengono tolti alla loro attività quotidiana, e cioè l'ipertensione, il diabete, e quindi questo di per sé è un segnale estremamente negativo ed è indice di un momento di crisi. Si è alzata l'età delle persone colpite da questo virus? Ma direi di sì, anzi, rimane un concetto assolutamente veritiero che rispetto alla prima fase noi oggi abbiamo il 95% dei tamponi positivi in soggetti che non sviluppano la clinica. Però questo, se da un lato può essere consolante, come le dicevo, siccome siamo passati dal 2% al 12% di soggetti positivi al tampone sul numero totale, aumenta la quota di età che prevede purtroppo una risposta al virus molto peggiore rispetto alle età giovanili. Quali sono le cure che state utilizzando, i medicinali che state utilizzando in questi mesi? Ci sono delle novità sotto questo punto di vista? Ma direi che la novità maggiore rispetto ai mesi iniziali è che è una malattia su cui abbiamo ancora molte cose da imparare, ma molte cose le conosciamo. Grandi passi avanti sono stati fatti e vengono fatti sul territorio, quindi già il fatto di avere dei giovani medici nelle unità USCA che sono bravissimi e che quindi prendono contatto con i pazienti e fanno una fotografia esatta della clinica di questi soggetti è importantissimo. Si parla tanto del vaccino, tutti aspettano il vaccino. Quando arriverà? Ecco, guardi, a me non interessa in questo momento perché le posso garantire che io e lei, mantenendo la distanza, usando la mascherina e sanificando le mani, arriviamo a un grado di protezione che è molto vicino a quello del vaccino. Quindi, in attesa del vaccino, che noi tutti speriamo arrivi presto, usiamo questi strumenti che abbiamo a nostra disposizione perché hanno dimostrato di essere efficienti ed efficaci. Ultimissima, professore, queste chiusure quanto servono? Allora, se l'obiettivo è ridurre la circolazione del virus, servono. Se l'obiettivo è ridurre, in seguito alla circolazione del virus, la pressione degli ospedali, servono. È chiaro che sono misure, mi rendo conto, molto dolorose. Una valutazione esatta sull'impatto, questo è stato fatto in virtù di quella che è stata l'esperienza. Un lockdown a questo punto, secondo lei, può essere prevedibile? Guardi, se i numeri continuano a crescere, non, purtroppo potremmo trovarci di fronte a situazioni che stiamo vedendo in Francia o in altre nazioni. Io mi auguro di no, ecco perché prima di arrivare a un lockdown definitivo, questa progressiva, tra virgolette, chiusura, che secondo me dovrebbe avere un segnale di coscienza degli individui, quindi se in questa fase, senza arrivare al lockdown generale, ognuno di noi acquisisce una maggiore responsabilità sui propri comportamenti, forse non ci arriveremo.
Proseguiamo con la cronaca, una truffa ai danni di allevatori piemontesi. Questa è la scoperta della Guardia di Finanza di Chieti, che ha indagato su una società fittizia che, fregiandosi del nome di un'importante società pugliese, si è fatta consegnare 900.000 euro di carne dagli allevatori. Il servizio. Scoperta la truffa della carne, la Guardia di Finanza di Chieti ha scoperto il sistema di una società teatina fittizia tramite cui questa imbrogliava allevatori piemontesi. Secondo gli inquirenti era stata creata una società ad hoc, poi fatta fallire, priva di una propria autonomia finanziaria che era appositamente interposta tra i fornitori del Cuneese e un'importante società pugliese del medesimo settore. Nel 2016, approfittando della fiducia dovuta al nome e alla caratura economica del colosso pugliese, i presunti truffatori sono riusciti a farsi consegnare dagli allevatori carne per un valore di circa 900.000 euro, dando però in cambio assegni senza alcuna copertura finanziaria. Durante un anno di indagini, gli investigatori hanno accertato che entrambe le sedi dichiarate dalla società sono inesistenti, mentre si sono dimostrati irreperibili l'amministratore e le scritture contabili obbligatorie. Scoperto però il meccanismo di frode, l'autorità giudiziaria ha disposto misure coercitive per il rappresentante legale e l'amministratore delle legato della società pugliese, che ora dovranno rispondere dei reati di bancarotta fraudolenta, truffa aggravata, autoriciclaggio ed emissione di fattura per operazioni inesistenti. È stato anche disposto il sequestro preventivo di circa 900.000 euro, ovvero il valore della merce non pagata dall'azienda fallita. E questa mattina il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, il vice sindaco Paolo De Cesare e l'assessore Manuel Pantalone si sono incontrati con i rappresentanti delle associazioni commerciali per fare il punto dopo la stretta anti-Covid del governo. Partiranno a breve i lavori per il tunnel pedonale di Largo Barbella. E noi ci impegneremo a fondo affinché questa città si ridiventi ospitale e non ostile, come l'hanno definita appunto molti commercianti. Ci sono i parcheggi al centro delle necessità del settore commerciale della città di Chieti e soprattutto del centro storico, da sempre carente di posti auto. Dopo le promesse della campagna elettorale, il neo sindaco di Chieti Diego Ferrara, il vice sindaco Paolo De Cesare e l'assessore al commercio Manuel Pantalone questa mattina hanno incontrato proprio commercianti e associazioni di categoria cittadine per ascoltare richieste e necessità del settore, che come tutti vive anche la crisi legata alla pandemia e tiene il fiato sospeso facendo scongiuri contro un nuovo lockdown generale. La neo amministrazione teatina ha illustrato la proposta relativa ad una piattaforma e-commerce denominata Vicinato.shop, a costo zero per il comune, gratis per i primi 6 mesi anche per le attività, che poi pagheranno 99 centesimi al mese per questa vetrina virtuale che ha dato già buoni riscontri in altri comuni come la vicina Pescara. Per quanto riguarda bar e ristorazione, si lavora ad una sospensione delle ZTL e della tassa sul suolo pubblico. Insomma, stiamo cercando di dare risposte in concreto e dai commercianti, attraverso questo tavolo e attraverso un tavolo permanente che andremo ad istituire, ci aspettiamo collaborazione come l'abbiamo avuta nella giornata odierna, raccogliendo le loro istanze. Ma come detto, in cima alla lista delle richieste dei commercianti ci sono il miglioramento dell'accessibilità e della viabilità cittadina. Da questo punto di vista, entro la fine dell'anno, hanno assicurato i rappresentanti dell'amministrazione comunale, verrà inaugurato il tunnel che collega Largo Barbella con il terminal. Vorremmo rivedere immediatamente alcuni sensi di marcia per favorire dei micro parcheggi in centro, perché oggi questo è quello che ci viene segnalato per lo più da parte delle attività commerciali. Presidio questa mattina davanti all'Aveco di Martinsicuro. L'azienda ha dichiarato il fallimento a gennaio e ora i circa 50 lavoratori rischiano il licenziamento. Intanto è stato già indetto uno sciopero generale per questa, come le tante, troppe altre vertenze del Teramano, che si terrà il 5 novembre. Tornano a farsi sentire i lavoratori dell'Aveco di Martinsicuro. Dopo il tramonto della speranza di salvare l'azienda e il conseguente fallimento di gennaio, da allora nessuna prospettiva rassicurante per i circa 50 dipendenti, al momento parcheggiati in cassa integrazione, che ad inizio 2021 rischiano il licenziamento. L'Aveco è caduta nel dimenticatoio, pur se fallita, tutti gli impegni presi precedentemente sia dalla politica provinciale che regionale non sono venuti a mancare. Da gennaio i lavoratori sono soltanto in cassa integrazione, non hanno nessun tipo di alternativa, non è stato fatto un piano formativo nonostante l'accordo sottoscritto in regione,
tantomeno si sta valutando l'opportunità che questo sito comunque venga riattivato, perché comunque le condizioni industriali ci sarebbero, per cui di fatto sono 50 persone che si confrontano con il vuoto e con la certezza che a maggio 2021 comunque arriveranno i licenziamenti. Oltre a quella dell'Aveco, altre vertenze simili riguardano la provincia di Teramo, ad esempio quella della TR di Colonnella, dove i lavoratori da mesi non percepiscono lo stipendio, o quella della Betafens di Tortoreto, che ha deciso di delocalizzare benché i bilanci degli ultimi anni erano stati chiusi tutti inutile. E la risposta delle istituzioni di ogni grado è stata finora deludente. Siamo stati dimenticati, fanno sapere i lavoratori. Purtroppo in tutte le realtà che stiamo vivendo, la Venco, la Laveco, la Betafens, la TR, la Celta, la sensazione che percepiamo spesso è di solitudine, perché ci troviamo da soli a combattere vertenze complicate. La politica locale è troppo distante da queste dinamiche e comincia ad esserlo anche la politica nazionale, perché per esempio su Betafens non arriva ancora la convocazione del tavolo ministeriale previsto. Per cui sicuramente non è una bella situazione in questo momento. Al Covid si sommano le vertenze industriali, quindi a una disperazione sanitaria si somma la disperazione sociale di chi comunque rischia di non sapere di che cosa vivere. Come lo stiamo vedendo sul territorio, che cosa sta accadendo e che comunque non si riesce a venire fuori da questa situazione, quindi qualcosa non funziona o qualcuno non ha intenzione di puntare sull'industria metalmeccanica ma di puntare su altro. Intanto i sindacati hanno indetto uno sciopero generale per il 5 novembre per portare alla luce le criticità del settore metalmeccanico nella provincia teramana. L'assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2019 della Teramo Ambiente, la società partecipata che gestisce lo smaltimento dei rifiuti urbani per il comune di Teramo. Scopriamo di più nel servizio di Tania Bonici Castelli. Tutto è filato liscio all'assemblea dei soci della Teramo Ambiente, la partecipata che gestisce lo smaltimento dei rifiuti urbani per il comune di Teramo. Approvato dunque il bilancio 2019 senza contestazioni di rilievo, a differenza dello scorso anno, quando il sindaco D'Alberto rimproverò pubblicamente alla società gli alti e ingiustificati costi di gestione. È un bilancio che però vede una riduzione del fatturato legata alla perdita della commessa di Termoli, ma anche una diminuzione positiva di quei famosi costi di gestione. La società dunque avrebbe recepito appieno le indicazioni dell'amministrazione comunale, che chiedeva un'inversione di tendenza e il contenimento delle spese. Per il sindaco Gianguido D'Alberto si tratta di un bilancio di transizione nel vero senso del termine, perché gran parte degli amministratori sono entrati in carica nel corso dell'anno con la costituzione della nuova governance, e poi perché l'esercizio 2019, per quanto riguarda l'attività dell'amministrazione comunale, è il primo anno intero di gestione amministrativa. Tuttavia la situazione attuale continua ad essere per nulla facile. L'affidamento tra il comune di Teramo e la Team è scaduto dal 2010 e il senso di precarietà si avverte. La strada individuata dall'amministrazione comunale è quella della gara a doppio oggetto, l'unica che, se la Team rimarrà una società a carattere misto, garantirebbe una prospettiva futura. Non abbiamo alimentato una politica di assunzioni scriteriata, appartenuta al passato, chiosa il sindaco D'Alberto. Abbiamo avviato una piccola rivoluzione della gestione della raccolta urbana, apprezzata dalla Regione Abruzzo, che guarda con grande interesse all'attività della Teramo Ambiente. Intanto, durante l'assemblea dei soci, sono anche cambiati i vertici della compagine privata. Il socio privato Stefano Gavioli sostituirà come AD l'attuale amministratore delegato Enrico Prandini. È un misto di rabbia e delusione quello che in queste ore stanno provando i gestori delle palestre e dei centri sportivi costretti al lockdown dal DPCM del governo Conte. Andiamo ad Avezzano per ascoltare uno di questi proprietari di palestre, che parla anche del dispiacere nel non poter offrire più il servizio di pratica sportiva a tanti ragazzi, che ci racconta sono spaventati e disorientati dal Covid. Luca Pulzoni. Avrei potuto tranquillamente ospitare oltre le 20 persone all'interno di questa sala pesi, ne abbiamo messe 10, che poi a prenotazione ne sono arrivate 7. Il Covid morde ancora sul mondo delle palestre, strutture chiuse fino al 24 novembre dopo il DPCM firmato il 25 ottobre dal Premier Giuseppe Conte. I gestori e le associazioni di categoria parlano di danni incalcolabili che vanno ad aggiungersi alle perdite del lockdown e ai costi sostenuti dalle strutture per l'adeguamento ai protocolli anticontagio stabiliti dal governo. Una beffa per i gestori, che tra tante difficoltà avevano provato a risollevarsi dopo i duri mesi del lockdown. Abbiamo potenziato
realizzato, abbiamo speso per ripartire a maggio una somma veramente importante, perché si parla di almeno 2.000 euro per iniziare, perché poi è venuta la Agenzia di pulizie che ha pulito, sanificato con vapore secco, o chi l'ha fatto anche diversamente. Praticamente da maggio, dal 25 di maggio alla riapertura ad oggi, abbiamo speso tantissimi soldi, nonché dando anche, tra virgolette, un disservizio non dovuto da noi. Abbiamo lavorato ad un terzo del nostro potenziale. Noi dallo Stato ci aspettiamo sto ristoro, che io ancora non ho capito che cosa è precisamente il ristoro, perché vorrebbe, la parola ristoro può significare tante cose. Che cosa mi aspetto dallo Stato, sinceramente? Parole, chiacchiere e niente. Dove dovremmo andare a vivere e che cosa dovremmo fare? Il problema è anche questo: oltre all'allontanamento dall'attività sportiva, che cosa farò? Chi sarò? Chi saremo? Diventerà questo il problema mentale di molti ragazzi, di molti, no? Un indebolimento psicologico ci sarà. E l'ho visto appena ho iniziato i corsi. E guardate, mi sta uscendo una lacrima per questo motivo, perché io voglio bene, scusatemi, li ho visti indeboliti, che vi devo dire, fanno parte del cuore mio e non l'accetto veramente. E sono davvero molte le categorie e le persone messe davvero a dura prova da questa situazione. Altro argomento delicato è quello dell'istruzione, oramai in didattica a distanza. Andiamo ad Atri, dove l'amministrazione comunale ha fatto consegnare ai due istituti superiori della città alcuni tablet da distribuire agli studenti che ne siano sprovvisti per seguire le lezioni da casa, essendo stata stabilita la didattica a distanza per gli istituti superiori. Già nei mesi più duri del lockdown il comune aveva noleggiato tablet, acquistato sim card, poi distribuiti su indicazione dei dirigenti scolastici agli studenti che ne avevano necessità. In un momento in cui tutti decretano la fine dei comuni, dicono il sindaco Pier Giorgio Ferretti e l'assessore alla pubblica istruzione, il vice sindaco Domenico Felicione, sono proprio questi gli enti a dover intervenire tempestivamente per aiutare le famiglie in difficoltà. Aiuteremo anche gli studenti provenienti da altri comuni e ci appelliamo al assessore regionale alla pubblica istruzione, l'amico Pietro Quaresimale, affinché si faccia promotore di iniziative analoghe a beneficio della comunità intera. E siamo così giunti allo sport. Parliamo di calcio, impegno in Coppa Italia questo pomeriggio per il Pescara, che al Tardini affronta il Parma per cercare una qualificazione assai difficile dopo un avvio di campionato a dir poco negativo. Formazione sperimentale per Oddo in vista della trasferta di lunedì sera in casa del Lecce. Jacopo Forcella. Si chiude oggi il terzo turno di Coppa Italia, che qualificherà le ultime 12 squadre al turno successivo, che verrà disputato tra circa un mese, tra il 24 e il 25 novembre. In campo 12 partite, tra cui Parma-Pescara alle ore 18 allo stadio Ennio Tardini. Per i biancazzurri di Massimo Oddo la possibilità di sperimentare qualche soluzione con giocatori che hanno trovato meno spazio nel difficile avvio di campionato. In porta per i biancazzurri dovrebbe esserci un'opportunità per uno dei tanti ex della gara, Fabrizio Alastra, al posto di Fiorillo, difesa a 4 con Balzano e Enzità, terzini, e con il giovane Gutte e Bocchetti a formare la cerniera centrale. A centrocampo Valdifiori in regia con Busellato e Diambò mezzali, mentre il tridente d'attacco sarà guidato dalla prima punta Belloni, supportato da Capone e Riccardi, favorito questo su Galano. Sperimentale anche la formazione gialloblu, in porta chance per Simone Colombi, assieme a lui a comporre la difesa possibile maxi turnover con i Primavera Balog e Radu, che potrebbero scendere in campo dall'inizio insieme a Gagliolo e Pezzella, o a Giacomo Ricci, escluso dalla lista Serie A ma arruolabile, convocato per la Coppa. Meno probabile la presenza dal primo minuto di Lautaro Valenti, che però potrebbe esordire nella ripresa. A centrocampo ci si aspetta l'esordio dal primo minuto per tre nuovi acquisti: Cyprien, Somme e Hans Nicolussi Caviglia, finora mai utilizzato. Rebus trequartista o 4-3-3 per Liverani, che potrebbe schierare Dezzi dietro alle punte, ovvero Inglese e Adorante, che potrebbero essere la possibile coppia d'attacco. Pescara, che non ha come obiettivo prioritario la competizione nazionale, ma che a Parma vuole cercare di dare nuovo slancio ad un avvio disastroso di campionato con un pareggio
pareggio e 4 sconfitte nelle prime 5 gare. Peraltro, il Delfino lunedì sera avrà un impegno complicatissimo, perché farà visita al neoretrocesso Lecce al Via del Mare nel posticipo della 6ª giornata di Serie B. L'attaccante esterno del Teramo, Davide Di Francesco, fa un piccolo bilancio dal suo arrivo in biancorosso e ammette di avere un modello in Serie A al quale si ispira. Scopriamo di chi si tratta. Considerato l'inizio fulmineo che ci avevi mostrato con il Palermo, quell'ingresso e gol dopo 4 secondi praticamente, ecco, ti aspettavi poi di avere un pochino più di spazio oltre che i subentri? Sì, in realtà sì, però penso che sono felice di come sta procedendo, anche se non sto giocando tantissimo, sono felice dei risultati di squadra e anche personali. Poi ovviamente ti mentirei se ti dicessi che sono soddisfatto, ovviamente poi io sono una persona molto ambiziosa, quindi però sono contento di quello che stiamo facendo, di come ci stiamo allenando e dei risultati che stiamo avendo per il momento. Allora, secondo me dobbiamo guardare di gara in gara, perché visto che adesso abbiamo comunque ottenuto dei risultati positivi, ogni partita sarà sempre più difficile perché l'avversario sicuramente si preparerà meglio e dobbiamo pensare a partita a partita e un passo alla volta. Secondo me solo così riusciremo a magari chissà a fare delle grandi cose in futuro. Non dobbiamo né montarci la testa né essere presuntuosi, dobbiamo continuare a essere umili come abbiamo sempre fatto e spero, ovviamente bisogna essere anche ottimisti e sperare nel meglio. È uno spogliatoio molto molto importante secondo me, perché quando si scherza, ma quando ci alleniamo c'è la massima serietà e ovviamente io cerco di guardare quelli più esperti, che per me sono un esempio per come si allenano, per come affrontano la partita, gli allenamenti e la giornata. Quindi anche sotto questo punto di vista sto cercando di crescere il più velocemente possibile. Il mio è un processo, essendo giovane spero quest'anno, il mio obiettivo è di migliorare giorno dopo giorno e arrivare verso la fine del campionato a essere un giocatore importante per questa squadra. Posso chiederti, Davide, se c'è un modello di calciatore a cui ti ispiri anche per le caratteristiche di gioco che hai? Sì, ci sono Chiesa della Juve e Ribéry, mi è sempre piaciuto sin da piccolo, però come caratteristiche guardo molto Chiesa, mi piace molto Chiesa. E rimaniamo in Serie C, ospite ieri sera della trasmissione Pro Teramo, il portiere della Juve Stabia ed ex biancorosso Matteo Tomei ha raccontato l'accoglienza calorosa che gli ha riservato lo stadio domenica pomeriggio e di quanto ha trovato la squadra cambiata a distanza di poche settimane. È stata una bella emozione quando, dopo il saluto iniziale a centrocampo, quando l'arbitro prima di fischiare l'inizio, sia la tribuna che i distinti, io come faccio sempre in maniera molto rispettosa ho salutato tutti e tutto lo stadio mi ha applaudito, mi ha salutato nel modo più consueto che credevano, e quindi è stata una bellissima emozione per me, perché comunque tornare ed essere, avere un saluto del genere, penso che per ogni giocatore sia qualcosa di bello e di importante ricevere, quindi li ringrazio nuovamente, li ringrazio nella tua trasmissione, e quindi veramente è stata una bella emozione. Purtroppo lì è stato un passaggio forte, io come sempre mi fido molto delle mie qualità e quindi ho rischiato una giocata e all'inizio non è andata bene, poi dopo grazie a Dio i miei compagni ci hanno messo una pezza e hanno fatto sì che la palla ritornasse a me, quindi dai, è andata, passiamoci sopra, ecco, tutto qua, tutto serve. Vabbè, Andrea, le qualità di Andrea non si discutono, balistiche, tecniche, come uomo, quindi non si discutono queste qualità, poi dopo io e Andrea siamo sempre stati molto vicini anche l'anno scorso e quindi di conseguenza ci siamo, come ha detto lui, abbiamo sorriso, ci siamo guardati, ci siamo messi a ridere, gli ho fatto i complimenti e niente, dai, poi dopo la sera ci siamo sentiti anche per telefono, mi ha scritto un messaggio, gli ho risposto e sono contento per lui e sono contento per il Teramo, sono dispiaciuto per la mia società, però
Il calcio è anche questo, figlio di episodi, e va bene così. E io credo che ci sia una sostanziale differenza, nel senso che l'anno scorso è nata una società ed è nata una squadra, e di conseguenza è nato un gruppo che poi dopo, per diventare squadra, purtroppo ha avuto delle grandi difficoltà. Un gruppo nuovo di tanti giocatori che non si conoscevano, che comunque forse erano stati messi nelle condizioni di dover vincere, basta, per le tantissime aspettative presentate dall'inizio della stagione, e quindi sicuramente non un peso, ma sicuramente una grandissima responsabilità. Quest'anno dal canto suo il Teramo ha un gruppo di giocatori che si conosce già da un anno, che si vuole bene, un gruppo di amici, ha inserito secondo me all'interno della rosa dei giocatori giovani di qualità che sanno, diciamo, si sono messi a disposizione del gruppo che c'era già prima, che è sostanzialmente quasi il 90%, e sicuramente non c'era questa grandissima pressione o questa grandissima, diciamo, questo obbligo di far bene a tutti i costi. Quindi si sono messi con grande umiltà, si sono messi a lavorare con un allenatore che sta dimostrando di essere un bravissimo allenatore, e quindi sicuramente secondo me le due differenze sono queste, e credo che comunque questa mentalità, questa, diciamo, spensieratezza possa portare il Teramo a continuare su questi binari. Le società di Serie D hanno deciso, il campionato va avanti con le disposizioni derivanti dall'ultimo DPCM e con la possibilità di trasmettere sui canali social le proprie gare. La Serie D ha scelto non si ferma, va avanti. La scelta delle società è nei numeri: su 166 sodalizi aventi diritto di voto, ben 123 hanno espresso la volontà di proseguire a giocare, il 74%. Con 138 votanti è stato superato il quorum, ovvero il 75% dell'organico, almeno 125 su 166. Un numero importante, tenendo conto che 28 sodalizi non hanno indicato una preferenza, sapendo che la mancata espressione di voto, secondo il regolamento, avrebbe significato il via libera alla prosecuzione dell'attività agonistica. 43 sono i club che hanno indicato la preferenza per lo stop delle attività, il 26%. Grande partecipazione dunque che ha premiato la scelta del Dipartimento Interregionale di adottare un procedimento democratico basato sulla condivisione e il senso di responsabilità. La nostra consultazione, oltre all'ampio superamento del quorum previsto, è l'ulteriore conferma della maturità del movimento dei dilettanti, ha commentato il presidente della LND Cosimo Sibiglia. Si tratta di società e persone che vanno oltre le difficoltà, a dimostrazione che sono loro il paese reale, quello che si rimbocca le maniche e che combatte il nemico senza sofismi. Il mio grazie, continua Sibiglia, anche a tutti quelli che hanno espresso un parere diverso. Queste società meritano un concreto sostegno economico da parte del governo per tutti i sacrifici sostenuti e per gli ulteriori sforzi ancora da sostenere, un diritto legittimamente conquistato sul campo. Quindi prosecuzione del campionato nel rispetto delle disposizioni del DPCM del 24 ottobre, con autorizzazione per le società la trasmissione delle gare in diretta, interne ed esterne, in modalità live streaming sui propri canali web e social ufficiali per il periodo in cui sono previste le porte chiuse. Una decisione quest'ultima presa dal Consiglio del Dipartimento Interregionale LND, d'intesa con il Presidente Cosimo Sibiglia, fatti salvi tutti i diritti acquisiti dalle emittenti televisive che ad oggi hanno acquistato i pacchetti. E questa era l'ultima notizia per questa edizione del TG6. Tutti i servizi che avete visto sono online sul nostro canale YouTube e sul sito www.tv6.it. L'informazione tornerà alle ore 19 con l'edizione della sera. Grazie per averci seguito. Un buon pomeriggio.